vacanza non ne ha fatto, ha lavorato, diciamo sei abbronzata quasi quanto pendolare prima di andare in vacanza. Dici, ma no, ma sono bianca, tu. Sono stata in vacanza. No, infatti. Assolutamente sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Per quanto... dovrebbe incassare 24-25 milioni per evitare che quell'operazione partorita un po' di anni fa non diventi poi un effetto boomerang. Quindi Allegri è... Sono in chiusura. Ah, siamo in chiusura, benissimo. Avevo sbirciato qualcosa, era sempre serie B, però era qualcosa di diverso. La prossima volta sbircio un po' meglio. Bertola! Io mi sono occupata invece del Crotone. Si è parlato tanto del fatto che il Cosenza fosse interessato all'acquisto dell'esterno destro olandese Anderson. Così ho chiesto al direttore sportivo Goretti se realmente fossero interessati e mi ha risposto di sì. Sì, che oggi c'è stato un piccolo problema per Gabbiadini, per la stampa a livello finale. Buonasera Vale. Buonasera ragazzi, magari tipi di problemi, eh? Altri ti... sì. Aia, magari... sì. Siamo sto fa sì che ci rispondano meno, perché poi quando si muove hai qualcosa ragione. Arriva subito la notizia. Ma noi siamo sempre lì, io e Leonora battagliamo e cerchiamo di raccogliere più notizie. Esatto. Possibili. Ho fatto prima su Instagram, detto esatto. Io vi consiglio di guardarle perché sì. Sono divertenti. I più grandi giocatori al mondo, poi il risultato sia quello generale della Cremonese, perché è fumata bianca, arriva Samuel Di Carmine, che si libererà dell'accordo con l'Elas Verona e arriverà proprio alla Cremonese, quindi tra oggi massimo domani ci sarà anche la firma. Che colpo per la... Era molto vicina, si è parlato tanto del fatto che fosse vicina a chiudere l'acquisto del difensore Amione dell'Elas Verona e così ho voluto sentire il direttore sportivo Taibi, il quale mi ha detto che molto probabilmente chiuderanno domani l'accordo. Ragazzi, avete visto che... Veramente. No, tra l'altro, a proposito di risposte, Braida è stato veramente gentile perché addirittura mi ha telefonato. Ti dirò, pensavo che avesse sbagliato. Buonasera. Buonasera, Bertola, ben ritrovata. Buonasera a voi, ben trovati. Preparate subito le notizie. Per Pinamonti sarebbe stato quello di non di far perdere la pazienza all'Empoli e di non trovare squadra. Quindi ha detto sì all'Empoli. Euro è un giocatore che ha il contratto che scade nel giugno del 2022, 15 milioni appunto per il suo contratto di scadenza. Il Milan valuta o di presentare una proposta per un titolo definitivo nell'immediato oppure se ci sarà la possibilità. Sei soddisfatto? Assolutamente sì, perfetto. Possiamo continuare Alfredo, okay, grazie. Possiamo continuare. Adesso mi collego con la giuria. Poco torniamo. È un caos quest'ultima settimana di calcio, mercato, prende questo caos. Piace tanto. A tra poco. Di Istanbul. Assolutamente abbiamo sì. L'inviata di Istanbul, vogliamo sapere domani dopo come funziona il programma di questa 3 giorni di Istanbul. Allora, perché quando sei venuto in ufficio non ho capito perché tu dovevi partire 4 giorni prima, questa cosa mi sfuggiva, in diretta me la puoi spiegare perché già sei di Istanbul a 5:30. Anna, che oggi notizia l'ultimissima, vuoi dare? Vai, te la do al volo, vai. Proprio volando, e se vai la trattativa tra lo Spezia e l'Atalanta per il ritorno di Piccoli al club Ligure, perché Gianpiero Gasperini non sarebbe poi così contento di lasciarlo andare, soprattutto dopo l'infortunio di Zapata che tornerà dopo la sosta, però probabilmente troveranno una quadra nei prossimi giorni. Grazie, grazie. Ale, bentrovati a tutti voi. Buonasera Valentina. Buonasera Ele. La puntata abbiamo subito una news. Allora, oggi a Milano si è tenuto l'incontro tra Simonian, che è l'agente di Pastore, e Tiago Pinto. Come mai si è tenuto questo incontro? Qualcuno diceva per parlare della buona uscita del calciatore, ma io ho fatto di meglio, mi sono messa direttamente in contatto con Simonian e gli ho chiesto se è arrivati a un accordo. E lui mi ha detto ancora non siamo arrivati ad un accordo definitivo, ma nei prossimi giorni sicuramente qualcosa si muoverà. Poi io ho fatto anche una battuta, ho detto sarò sicuramente io la prima a saperlo, vero? Ancora prima di Alfredo Pedullà. Alternative, magari non sei più forte dell'anno scorso, però secondo me Marotta Ausilio hai speso 31 per Correa, ne hai spesi 15 per Dumfries, 1,5 la buona uscita da pagare alla Roma. Al momento ho capito che il quartier generale dell'Inter, cioè l'Inter prende i giocatori e li porta lì. Noi ci siamo. Allora, io ho sentito Pradé, che è il direttore sportivo da Roma, mi riferisco a Tammy Abraham e Shomurodov, non sarebbe più una prima punta per Mourinho. Ma
Frade smentisce per adesso l'arrivo di Majoral, anche perché sarebbe una trattativa abbastanza complicata, perché il calciatore attaccante spagnolo è di proprietà del Real Madrid, quindi la trattativa sarebbe direttamente tra il club spagnolo e la Fiorentina, quindi è un po' complicata come trattativa. Ne ho approfittato anche poi per chiedere di Orsolini del Bologna. Brava. Ma Frade smentisce anche questa. Cioè, mi stai dicendo che quindi Daniele Prado... Tra l'altro, non si sa, insomma, quale sia la trattativa che si andrà ad intraprendere. Pare che la Salernitana sia assolutamente interessata all'acquisto di Gagliolo, così mi sono messa in contatto con il direttore sportivo della Salernitana, Fabiani, sì. Però mi ha smentito perché in realtà il Parma non vuole assolutamente darlo. Sì. Perché girava voce che il Cagliari avesse fatto scacco matto all'Hellas Verona per prenderlo. Ma in realtà lui me l'ha smentita questa notizia, dice ancora non è niente di certo, ci stiamo sentendo, stiamo valutando. E poi mi dice se verrò in Italia ti chiamerò. Quindi questa discorso fatto poc'anzi su Berardi, sì. Perché effettivamente mi sono messa in contatto con il direttore sportivo dell'Atalanta Giovanni Sartori e chiedendo appunto se ci fosse effettivamente una Brava. Trattativa in corso, e mi ha risposto che al momento non c'è nessuna trattativa.